Katia Petrolati e Tiziano Mancini, gli ideatori del format La caccia al tesoro, che a brevissimo, a fine mese, tornerà a Urbino. Un appuntamento molto diverso, un escape room che prevede grandi colpi di scena che sono un po' nel vostro stile. Guarda, noi siamo qui dentro, che è il luogo dove ci sarà l'escape room. Dovevamo farla durante le feste di Natale, ma poi per i problemi del Covid le iniziative sono state tutte annullate, quindi la facciamo adesso alla fine di maggio. E intanto vogliamo ringraziare l'oratorio e la disponibilità di Giovanni Volponi ad averci concesso questo spazio, perché la escape room si chiama Fuga dalla Confraternita e non c'è luogo migliore di questo per proporre questa nostra iniziativa, anche perché la nostra escape room non ha questi meccanismi di trovare la chiave per uscire e basta, ma c'ha i personaggi, e in questo caso i personaggi saranno dei confratelli. Ci piaceva l'idea di farla qui dentro, abbiamo trovato la loro disponibilità, appunto ce l'hanno concessa, e quindi invitiamo tutti a questa nostra nuova esperienza, appunto l'escape room. Quindi si terrà qui all'Oratorio delle Cinque Piaghe. Quando sarà di preciso e come si può partecipare? Allora, sarà il 26, 27, 28 e 29 di maggio, inizio alle 7, il primo turno, saranno 4 turni da un'ora ogni serata con sospensione di mezz'ora, quindi turno alle 7, poi sospensione 8 e mezza, eccetera, le varie successioni che daranno il tempo poi dopo di riordinare la sala. In particolare, appunto, ci sarà questo aspetto che saranno 7 personaggi incappucciati che si dovranno praticamente sbloccare una volta superati altrettanti enigmi, e poi alla fine si potrà chiudere praticamente l'ultima teca, nella quale ci sono appunto le 7 chiavi che aprono quest'ultimo ostacolo da superare, e a quel punto si potrà uscire indenni, diciamo, da questa stanza e da questa pressione che metteranno ai concorrenti i personaggi. Ricordo che dobbiamo ringraziare sicuramente per questa disponibilità la confraternita del Corpus Domini, che ha dato gli abiti, e la confraternita di San Giovanni invece, oltre che a Giovanni Volponi, il priore Sergio Pretelli, che ci ha dato appunto questo luogo perfetto, perché è un vero oratorio e quindi i personaggi sono effettivamente negli abiti originali di una confraternita antica, quale solo Urbino sapeva davvero ospitare nei secoli passati. Invece per il futuro sicuramente qualcosa bolle in pentola, potete anticiparci qualcosa? Ma guarda, per il futuro abbiamo pensato di riproporre, visto che quest'anno è l'anno federiciano, quello che avevamo fatto l'anno scorso in occasione un po' di Raffaello, questo Urbino Night Walking Tour, che ha avuto un grande successo perché si tratta di un percorso alternativo, quindi all'esterno, fatto di notte con partenza alle 9, con gruppi, una guida turistica e dei personaggi che durante il percorso racconteranno o faranno delle cose. E chiaramente quest'anno sarà dedicato appunto all'anno federiciano. Lo organizzeremo per i mesi estivi, luglio e agosto, tutti i giovedì sera. Due anni fa, l'anno di Raffaello, ha avuto un grande successo, per cui lo riproponiamo anche quest'anno. Queste sono le cose che faremo quest'estate, oltre chiaramente le nostre cene con Delitto e altre cose che ci verranno in mente, ma vi terremo aggiornati. Va detto una cosa specificamente, che cioè sia l'escape room che il night tour sono dei format che abbiamo già utilizzato, ma sono completamente nuovi, quindi nuovi personaggi, nuovi enigmi, quindi anche l'itinerario estivo che faremo saranno nuovi personaggi che hanno un fil rouge che va all'indietro nel tempo, quindi avremo personaggi che dall'Ottocento, poi torneremo indietro al Settecento, il Seicento, fino al periodo di Federico, che sarà il personaggio ospite, visto che è il suo 600° anniversario dalla nascita, vogliamo dedicargli una serata speciale tutta per lui. Non resta che prenotarsi, l'indirizzo email. Per prenotarsi bisogna scrivere un'email a info@cacciaaltesoror.it oppure guardando sul nostro sito www.cacciaaltesoror.it, altrettanto con lo stesso nome sulla nostra pagina Facebook.